mai visto Taxi Driver? Taxi Driver, noi abbiamo questo personaggio, Travis, interpretato da De Niro, che tornando dalla guerra in Vietnam, anziché essere accolto come un eroe di guerra, viene accolto quasi come un relitto umano, no? Lui torna invecchiato, depresso, povero e soprattutto pazzo, perché soffre, diciamo, quella che potremmo definire sindrome post-traumatica da stress. Ecco, durante il film lo vedremo subire altri traumi, altre delusioni, altre ingiustizie che lo porteranno a trasformarsi in un giustiziere inteso come uno psicolabile che si fa giustizia da solo, diciamo prendendosi, vendicandosi quando ha voglia di farlo. Ecco, è interessante di come in Joker si riproponga bene o male lo stesso archetipo a livello di storia, ma anche in realtà a livello registico. Cioè, ci sono molte influenze derivanti da questo tipo di cinema, dove però il regista, penso si pronunci Phillips, fa secondo me due cambiamenti importanti. Il primo sarà utilizzare un personaggio famoso, Travis era un signor nessuno, Mr. X, Joker invece è un personaggio famosissimo, è uno dei personaggi a fumetti più famosi della storia. Il secondo chiaramente sarà spostare il trauma di Joker molto più indietro nel tempo, nell'infanzia, per farlo forse ricadere maggiormente in quello che è l'archetipo del serial killer. Però il film, a livello di significato, i due film sono incredibilmente simili. Da un lato c'è una critica alla società americana, che viene accusata di abbandonare le persone, diciamo, difficili da recuperare. Dall'altro gioca su questo meccanismo psicologico che funziona secondo me molto nel cinema, dove inizialmente io ti faccio empatizzare con questo personaggio che appare triste, appare incompreso, che appare diciamo vittima, l'eterna vittima da tutto e da tutti. Da un lato però facendoli subire delle nuove, come posso dire, delle nuove ingiustizie, dei nuovi traumi che noi guarderemo perché sono all'interno del film, lo trasformeremo piano piano in un carnefice, in un giustiziere, proprio come Travis, in modo che si passi dall'empatizzare al identificarci. Quanti di noi, guardando il film, hanno pensato l'avrei fatto pure io, cioè, mi riferisco a un paio di scene senza far spoiler, ma avrete capito di quale scena sto parlando, quella, diciamo della metropolitana, ecco. Ecco, secondo me è geniale perché da un lato c'è questo totale rifiuto di rimanere all'interno di quelli che sono i canoni del cinema supereroistico che oramai si sono visti, oramai si è visto come funziona il cinema dei supereroi, sono bene o male delle commedie con una componente action e una lacrimuccia sul finale. Dall'altro, in qualche maniera, non vai a scontentare nessuno perché non ricerchi nessuno, non ricerchi né il pubblico che vorrebbe un film fedele al fumetto, perché fumetto, fedele al fumetto non lo è, sì, per quanto si giochi sulla retorica del comico fallito, il comico che ha un senso della comicità grottesco e che pretende che gli altri lo capiscano in qualche maniera, si sente, vittima perché la gente non capisce il suo modo di scherzare, che fa schifo, no? Che è terrificante, però non si può parlare di fedeltà al personaggio, secondo me. Quantomeno fino a una certa. Dall'altro, non vuole accontentare neanche il pubblico tipico dei cinecomics che vuole, diciamo, questo genere di film che a me piacciono, non è che quando ho detto che sono meno male delle commedie con la componente action, io penso che vada benissimo, io sono film che mi godo tranquillamente, ma sono un po' annoiato perché mi sembrano tutti uguali. E dall'altro, non vuole neanche poi accontentare il pubblico tipico di questo genere di film. È che magari guarda con un po' di scetticismo il fatto che il protagonista sia Joker, no? Però, qual è stato il risultato? Il risultato è che non volendo accontentare nessuno, ha accontentato tutti. Perché questo film è piaciuto, io da quello che ho capito, a chiunque. Questo film è piaciuto a chiunque. E secondo me è giusto che sia così, perché è stata una scelta geniale. A prescindere dal fatto che Joaquin Phoenix è un grandissimo attore, a prescindere dalla bellissima regia, quello che volete, io penso che sia proprio il concetto che ha funzionato. Secondo me questo film sarebbe stato bellissimo anche se fosse stato un tantino più. E quindi io non so se siete d'accordo con la mia interpretazione, diciamo, con la mia idea riguardo sto film. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace.
E mi raccomando, lasciate un commento, così magari facciamo partire un dialogo, ecco, portiamo il dialogo a livello successivo. Grazie per aver visto il video.